che cosa poi ti aspetti di trovare di diverso da noi due? Alla vigilia della finale erano tre favorite e sabato sera Giovanni Caccamo e Deborah Jurato sono riusciti a salire sul podio di Sanremo, un terzo posto meritatissimo e che per la giovane coppia Eblè è già un successo. In tanti hanno fatto il tifo a Ragusa in piazza San Giovanni davanti al maxischermo messo a disposizione dell'amministrazione. Un po' di delusione tra i fan all'annuncio del terzo posto per una vittoria sfiorata che però non lascia amare in bocca, soprattutto quando al gradino più alto del podio salgono gli inarrivabili Stadio, con la loro Un giorno mi dirai, che fanno man bassa di premi, portando a casa anche il riconoscimento della sala stampa radio TV web e quello per la miglior musica. Dietro la band emiliana, al secondo posto, la giovane Francesca Michelin. Caccamo e Jurato affidano le loro prime dichiarazioni dopo la vittoria ai social network. In un video ringraziano i fan e si dicono felicissimi per il risultato. Noi siamo contentissimi, tu già gliel'hai detto? No, ancora no. Chiusi. Evviva, 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 evviva. Siamo felici, ragazzi. Felicissimi, felicissimi. Ieri ospite a Domenica Inn con Deborah, da bravo cavaliere, Giovanni Caccamo è subito arrivata in soccorso della sua compagna di avventure sanremese, smorzando la polemica sul look tirata ancora una volta in ballo. Così giovani, metterci a servizio della musica ed essere qui è quello che conta, ha detto. Ora i due giovani ragusani pensano già ai loro progetti futuri e ai rispettivi album e il cantautore modicano ne ha approfittato per invitare tutti i fan al suo particolare tour in teatro. 8 tappe in tutta Italia, a cui chiunque abbia acquistato l'album potrà partecipare. Via, via da qui, via da qui, via da qui. Che cosa poi ti aspetti di trovare di diverso da noi due? Se anche via, via da qui, via da qui, via da qui.